Che cosa sono i cosy game? È da un po' che cerco un modo per spiegare in maniera chiara questo genere di giochi, perché io lo capisco e lo sento più che altro perché è proprio una sensazione quella che questi giochi trasmettono, ma non è facile darne una definizione in italiano perché l'utilizzo di cosy associato alla parola game è un po' forzato anche nella sua lingua d'origine, l'inglese. La definizione dell'aggettivo cozy, secondo l'Oxford Languages, è qualcosa che trasmette una sensazione di comodità, tepore e relax. Ma, come capirete, sono aggettivi che è difficile applicare completamente alla parola gioco. Ma quindi, se ad esempio state giocando a Diablo 4 e lo trovate rilassante e piacevole, sarebbe un cozy game? E cosa dire della serie Strange Horticulture, che tratta di culti e sparizioni, o di Chicken Journey, che pur avendo come protagonista una gallina carinissima, mi faceva venire voglia di buttare la tastiera fuori dalla finestra perché detesto i platform e mi mettono ansia? Cerchiamo di risolvere la questione fornendo quella che, secondo me, è la risposta più corretta alla domanda che mi sono posta. Il termine cozy game viene utilizzato per descrivere un tipo di videogiochi che mirano a creare un'esperienza rilassante, confortevole e rassicurante per il giocatore. Questi giochi sono progettati per offrire una sensazione di calma, tranquillità e benessere emotivo, spesso evocando un'atmosfera calda e accogliente. I cozy game si differenziano dai tradizionali giochi di azione o di sfida, concentrandosi invece su elementi come la narrazione, l'esplorazione, la creazione di ambienti rilassanti e la connessione emotiva. Solitamente presentano grafiche gradevoli e colorate, una colonna sonora tranquilla, suoni ambientali piacevoli, e i suoni per me sono fondamentali in questi giochi. E affrontano temi legati alla vita quotidiana, alla natura, all'amicizia o semplicemente ad attività rilassanti come la cucina, il giardinaggio o la cura di animali virtuali. Questi giochi offrono un'opportunità per i giocatori di staccare la mente da una vita frenetica e immergersi in un mondo digitale che promuove il benessere e la tranquillità. Sono apprezzati da coloro che cercano un'esperienza videoludica rilassante senza pressione del tempo o delle sfide complesse. Tuttavia, è importante ricordare che il concetto di cozy game è abbastanza ampio e soggettivo e può variare da persona a persona. Quello che può sembrare rilassante e piacevole per un giocatore potrebbe non esserlo per un altro, per esempio il famoso gioco della gallina, che di aspetto e anche come tema è un cozy game, ma a me personalmente fa venire il nervoso. Per cui sì, giochi come Strange Horticulture o Becompine, pur con la loro ambientazione un po' inquietante, io li considero cozy game. Hanno una cosa in comune e l'hanno un po' tutti i giochi che porto. Puoi prenderti il tempo per riflettere su cosa sta succedendo e nessuno ti corre dietro o ti mette pressione per ottenere una certa prestazione. Spero di essere riuscita a trasmettervi quello che sento e se pensate che questo genere di esperienza possa interessarvi, allora siete nel posto giusto.